Ciao a tutti, benvenuti nel 64esimo episodio della serie di Old School RuneScape. Anche oggi facciamo un nuovo episodio in cui farò solamente però due quest. L'obiettivo di questo episodio, anche questa volta, è di raggiungere il livello 70 a Prayer. Questo livello 70 a Prayer ci servirà perché così potremo utilizzare questa preghiera qua, Piety, che è la miglior preghiera melee quando si combatte con spada e martello. Inoltre, raggiungere 70 a Prayer mi aiuterà molto anche nel combattere, nel farmare. Perché più prayer abbiamo, più tempo possiamo stare con le protect prayers attive, eccetera. Quindi capite che mi può tornare molto utile. L'unico problema è che per sbloccare questa preghiera qua, oltre al livello 70 a preghiera, dovremo completare anche due quest. La prima di questo episodio, che farò adesso, è One Small Favor. Quest molto lunga, infatti il nome è ironico. In realtà dovremo andare in giro per tutto il mondo. E dopo che avremo completato questa quest, l'ultima che dovremo fare per ottenere questa preghiera qua è la quest King's Ransom. Questa qua, come vedete, ci richiede la quest completata One Small Favor che faremo adesso. Questo è l'inventario che utilizzerò per la quest che farò ora. Ma prima di cominciare vi voglio dire un paio di cose. Innanzitutto vi voglio mostrare il level up che ho fatto dallo scorso episodio a questo. Ho tenuto un po' di livellini così in Slayer, in Strength, eccetera, in Farming. Dallo scorso episodio a adesso, ad oggi, ho fatto diversi progressi. Innanzitutto vi voglio mostrare quali sono stati i miei acquisti. Prima di tutto ho acquistato i Dragon Boots. I Dragon Boots sono questi qua, che se non sbaglio pagavo tipo 100k, una roba del genere, forse anche un pochino di più. Prima utilizzavo questi climbing boots che mi davano un bonus a strength di più 2, però non mi davano molta defense bonus, mentre questo mi dà molto più defense bonus e mi dà più 4 al bonus strength. Eccoli qua, molto fighi, che utilizzerò per diverso tempo. E inoltre ho fatto anche un acquisto molto costoso di ben 5 milioni di GP per acquistare tutte le risorse che ci serviranno per farmare i livelli a Prayer. Come ho detto prima, come vedete, ecco qua, le provviste mi sono comprato 1300 Dragon Bones e anche all'incirca 50 Burning Amulet che mi serviranno per tipparmi nella Deep Wilderness. E sì, gli acquisti principali sono stati questi. E un'ultima cosa, prima di partire, voglio mostrare cosa ho droppato dal boss Espori. Nice. Oh! Come avete visto dalla clip, dopo solamente 5 kill di Espori, sono riuscito a droppare il Bottomless Bucket. Item utilissimo, adesso posso utilizzare solamente questo per versare il compostibile nelle mie airbrand, quindi tanta roba ci sta. L'ho droppata subito, quindi sono stato anche molto culato questa volta. Comunque, io direi, basta le chiacchiere e direi di cominciare subito la quest. Ok, per cominciare la quest One Small Favor dovremo parlare con Yanni Salika allo Shiloh Village. Se non sbaglio è un antiquario, quindi chiediamogli se vuole aiuto, ovviamente dirà di sì. Ok, vuole che gli facciamo un piccolo favore. Vuole un pezzo di maogano rosso, quindi abbastanza easy come richiesta. Per ottenerlo dobbiamo parlare con un forestiero qua allo Shiloh Village. Ok, il forestiero ci taglia l'albero solamente se affiliamo la sua ascia, quindi dobbiamo portarla dal capitano Sanks. Ho già capito come andrà sta quest. Andiamo a Port Sarim. Ok, ci affila l'ascia solamente se dobbiamo aiutare il suo amico. In pratica dobbiamo chiedere alla strega di fare da testimone del suo amico. La strega si trova qua a
Draenor Village. In pratica dobbiamo tornare in tutti i luoghi che abbiamo già visitato negli scorsi episodi. Ok, non può farlo perché il suo apprendista Jimmy The Chisel è sparito. Che dobbiamo andare nel nascondiglio Ham a controllare se si trova il suo amico. Ok, parliamo con Joannus Ulsbrecht. Non so se sia il capo di questa setta. Fidiamo che cerchiamo l'amico della strega. Dice che entrerà a far parte di loro. Ok, in realtà lo stanno forzando, va bene. Ce lo dà solamente se facciamo un favore a lui. Vuole dei polli in cambio di Jimmy. Quindi andiamo da fratello Fred, il contadino. Vediamo se ci dà i polli. Ok, dobbiamo andare a parlare con un altro contadino che si trova da quest'altro lato. Ok, dobbiamo andare a Varrock a cercare delle gabbie per polli. Gli diamo 3 barre di acciaio e ci crea le gabbie. Ok, però è malato, gli serve un favore, dobbiamo portargli delle medicine. Ok, dobbiamo andare al villaggio barbarico per completare la medicina. Ok, non può prepararci il contenitore della medicina perché è in debito con Hammerspike, quindi dobbiamo gestire la situazione andando da Hammerspike. Andiamo nelle miniere naniche. Ecco Hammerspike. Ok, smetterà di rompere il cazzo alla tizia del villaggio barbarico se lo facciamo diventare un druido. Qui dobbiamo andare da Senfiu a Taverley. Per fare ciò dobbiamo recuperare un gnomo su una montagna e dobbiamo organizzare un viaggio per lui. Non ha veramente senso. Diamo il tè allo gnomo e organizziamo il viaggio al tizio. Ok, per organizzare il viaggio gli serve una corda speciale che si produce a Caterby. Ci dà le corde se gli facciamo un favore. Vuole un resoconto meteorologico. Ok, ora dobbiamo andare in una caverna, non so per quale motivo. In pratica dobbiamo salvare una ragazza dentro questa caverna. C'è una scultura. E ora dobbiamo parlare con un mago ad Ardogno. Questo mago ci può aiutare per aiutare la ragazza che è tramutata in roccia. Ok, ci serve però un componente di una formula magica che dobbiamo andare a recuperare a Port Khazard. Ok, ci dà il componente. In cambio di un piccolo favore, vuole un cazzo di materasso per dormire bene, porco. Dobbiamo andare da Rance, l'orco. Ok, prima di darci il materasso, Rance è incazzato, quindi dobbiamo parlare con un altro tizio. Ok, per far smettere a Stignamo di far casino, in questo modo aiutare Rance, dobbiamo prima finire il loro lavoro. Ok, abbiamo finito la pista d'atterraggio. Eccola qua. Ok, credo che questo fosse l'ultimo favore. Spero. Ora dobbiamo tornare indietro da tutti gli NPC. Ok, ci dà il materasso, torniamo indietro. Oh shit, ok, ora c'è un boss, livello 92, quindi abbastanza cazzuto. Noi utilizzeremo il piccone perché, essendo una roccia, è debole ai picconi, teoricamente. E l'abbiamo killato. Liberiamo la tizia. Possiamo tornare indietro. Ora dobbiamo anche riparare la sua antenna. Dobbiamo ammazzare un po' di nanetti in modo da convincere Hammerspike. Ok, l'abbiamo convinto, leviamoci. Ci siamo. Diamogli la sua ascia affilata. Oh, e ci dà sti pezzi di maogano rosso. E diamogli i maogani rossi. Come ricompensa ci dà un piccolo anello metallico in cui possiamo mettere le chiavi. E ci dà anche delle XP lamp, va bene. Oh, Dio! Una delle peggiori quest che io abbia mai fatto in questo gioco. E ce ne vuole, raga. Ci dà 2 punti quest, 2 anti-clamp, un steel keyring. E adesso abbiamo accesso al glider che ci porta alle Feldy Pills. Ricompense inutili, ma questa quest era necessaria al fine di completare altre quest. Comunque, queste anti-clamp le metterò tutte su Slayer. E otteniamo un livellino. Che ci sta, ci sta. Armanda Slayer, tra l'altro, ho sbloccato di recente gli Aberrant Spectre che danno un profitto assurdo. Con solamente 130 kill ho guadagnato circa 500.000, quindi ci sta. Secondo me questa skill più avanziamo più profitto ci può dare, quindi ci sta investire queste lampade in questa skill.
Ora voglio vedere se posso utilizzare il portachiavi che ci ha dato. Ok, figo. E direi facciamo subito la prossima quest. Rieccoci nuovamente qua. Ho già preparato il mio inventario e adesso, come ho detto prima, faremo la quest King's Ransom. Dovrebbe essere una quest più breve rispetto alla scorsa che abbiamo fatto e teoricamente non dobbiamo neanche combattere nemici. Vi ricordo che questa quest ci sbloccherà la Prayer Piety, quindi quest abbastanza importante. Per cominciarla dobbiamo recarci alla magione della famiglia Sinclair, in cui abbiamo fatto episodi fa una quest riguardante l'omicidio del padre famiglia. Parliamo con Gossip. E dice, è successa una cosa strana qua alla magione. La famiglia Sinclair è svanita dopo che abbiamo risolto l'omicidio. Dice che Anna, una membro della famiglia Sinclair, adesso si trova in galera perché è accusata appunto dell'omicidio del padre. Dice che anche Re Artù è scomparso insieme a tutti i re della tavola rotonda. Probabilmente c'è qualcosa che li accomuna, che accomuna queste due scomparse, quindi dovremo investigare. Parliamo con la guardia qua nel giardino, che ci potrebbe dire di più. Ok, in pratica il castello apparteneva prima ai Sinclair, prima che si trasferissero in questa casa, e secondo lui gli omicidi c'entrano con il fatto che adesso il castello appartiene ai cavalieri, non più a qualcuno della famiglia Sinclair. Ok, ora ci infiltreremo nella casa per investigare. Ok, troviamo un bigliettino. Ok, abbiamo tutto, possiamo uscire. Portiamo alla guardia tutti e tre gli item. Abbiamo le prove che i Sinclair se ne sono andati. Ok, poi abbiamo trovato un pezzo di armatura nera. Vuol dire che lavorano per i Cavalieri Oscuri. Gli diamo anche la prova che i Sinclair c'entrano con i Cavalieri di Camelot. E ora andiamo a parlare con la prigioniera Anna. Eccola qua. Dice che non ha ucciso suo padre, è stato suo fratello. Ok, ci dice di un passaggio segreto per entrare nel castello di Camelot, che al momento è chiuso. Ok, ora dobbiamo fare da avvocato a Anna. Ok, siamo riusciti a dichiararla non colpevole, innocente. Però ci dice come entrare nel castello di Camelot. Ok, sta statua qua a est del castello ci porta qua in questo passaggio segreto. E attenzione, Anna ha appena rivelato in realtà di essere colpevole. E mi sa che stava collaborando con suo fratello David. E stavano collaborando con la maga Morgan Le Fay. L'abbiamo già incontrata diverse volte, se non sbaglio. E ci ha intrappolati insieme ai Cavalieri della Tavola Rotonda e anche Mago Merlino, parliamogli. Ok, possiamo uscire dalla ventola qua sopra. Ok, siamo riusciti a far evadere Mago Merlino e adesso dobbiamo scassinare sta roba. Attenzione, ci ritroviamo nella fortezza della maga e come vedete i cavalieri stanno combattendo con i Cavalieri Oscuri. Come vedete avevamo rubato il Sacro Graal, questa è la reliquia che avevamo ottenuto in una quest scorsa. Ok, ora dobbiamo ancora liberare però Re Artù, quindi richiamoci qua da il mago Romperty. Re Artù è stato tramutato in una statua di granito, quindi dobbiamo cercare un modo per liberarlo. Ok, per liberare Re Artù dovremo prendere la sua più costosa, più importante cosa che possiede e un pezzo di granito che abbiamo di già. Abbiamo già anche il Sacro Graal che è la cosa più preziosa per Re Artù. Ok, Re Artù si trova qua nella fortezza dei Cavalieri Neri. Ci siamo stati tantissimo tempo fa. Ci torniamo adesso e dobbiamo vestirci con un elmetto di bronzo e una Iron Chain Body. In questo modo ci mimetizziamo. Ok, siamo nella fortezza ed ecco qua Mago Merlino. Possiamo liberare con questa pergamena. E l'abbiamo liberato. Adesso parliamogli, gli diamo l'armatura, in questo modo lo travestiamo. E adesso possiamo tornare a Camelot. E mi sa che abbiamo già concluso la quest.
E ci dice che Mago Merlino si è sbarazzato pure dei figli dei membri della famiglia Sinclair che si trovavano nel castello. E dice che tutta la tavola rotonda si ringrazia con noi e ci ricompensa per tutto quello che abbiamo fatto. Infatti questa è l'ultima serie di quest di Camelot, questa è l'ultima delle tre che abbiamo fatto. E come ricompensa ci dà la Night Waves Training, Grounded Access. Questa è un'attività che si trova qua nel castello con cui possiamo sbloccare due preghiere e ora vedremo. Ci dà anche 33.000 XP in Defense e 5.000 in Magic, sono tantissimi per questa quest così breve, e anche un Anti-Climb che direi di mettere sempre su Slayer. E ora direi di sbloccare subito le preghiere. Rieccoci nuovamente qua, come vedete mi sono preparato il mio combat gear perché adesso dovremo completare una serie di ondate di 8 cavalieri della tavola rotonda. Questo combattimento ci servirà da sorta di allenamento per sbloccare poi le preghiere Chivalry e Piety. Noi puntiamo ovviamente soprattutto a Piety. E mi sono comprato questa Dragon Dagger avvelenata. In questo modo potremo completare molto più rapidamente questo allenamento. Infatti flinceremo gran parte dei cavalieri, quindi non dovremo prendere grossi danni. Alcuni di questi cavalieri ci abbasseranno le statistiche, quindi mi sono portato delle Restore Potions. E direi di partire subito parlando con Reartu. Ok, Reartu ci dice che i suoi cavalieri si allenano giornalmente sopra il tetto del castello. Dice che visto che l'abbiamo aiutato in diverse cose, ci apre questi campi di allenamento. Quindi andiamo sul tetto a parlare con lo scudiero, il quale ci spiegherà le regole. Eccoci sul tetto, questa è la zona in cui combatteremo. Il punto in cui possiamo flinciare è tra i manichini, quindi all'incirca lì in quel punto. Ok, quindi parliamo con lo scudiero, il quale ci spiegherà le regole. In questo minigioco non potremo usare né nelle preghiere né magic. Per questo mi sono preparato così e flinceremo anche, perché non posso utilizzare le preghiere, quindi verremo colpiti spesso. E direi che possiamo entrare subito. E spawna subito il primo nemico, Sir Bedivere. Ok, viene di qua, quindi noi ci mettiamo di qua. Si deve mettere in obliquo. Però per flinciare dobbiamo aspettare che se ne vada la sua barra della vita. Se ci mettiamo troppo a ucciderlo desponerà, quindi bisogna fare rapidamente. Il primo è andato. Ok, ne ho uccisi 4, ne mancano altri 4 e poi dovrei aver finito. Siamo contro l'ultimo, Sir Lancillot. Direi questa volta di andare face to face. Ok, scherzavo. Mi dà veramente il cazzo. Easy. Guardate quanti XP ci ho dato, 100.000 XP divisi in diverse skill. Ci ho messo una ventina di minuti, ma ci sta a flinciare, ci è voluto un po'. E come vedete abbiamo accesso alle preghiere Chivalry e Piety. E ora otteniamo anche un sacco di XP, nessun level up, ma va bene, va bene. Adesso l'unica cosa che ci rimane in questo episodio è raggiungere il livello 70 a Prayer. Let's go. E rieccoci nuovamente qua, adesso raggiungeremo il livello 70 a Prayer. Per fare ciò offriremo ossa di drago al Chaos Altar, l'abbiamo già fatto, non mi ricordo in che episodio, il Chaos Altar si trova qua nella wilderness, quindi ci sarà sempre il rischio di venire attaccati da dei giocatori online, quindi sì, ci sta che perderemo diverse ossa e quindi diversi centinaia di GP. Per raggiungere il Chaos Altar utilizzeremo questo Burning Amulet che ci tippa qua al Lava Maze in questo punto qua, poi da qua corriamo fino a qua e offriamo queste ossa. E vi dico una cosa per aiutarvi. Prima cosa, attivate il Player Indicators plugin da Runelight, in questo modo leggete in rosso, bello grande, quando sta arrivando un PK, un nemico, e quindi possiamo anche fare il logout se arriva. E un'altra cosa, menu Entry Swap, attivatelo e
qua negli item attivate Bury, in questo modo quando left cliccate su un osso invece di seppellirlo ve lo farà utilizzare, in questo modo possiamo utilizzarlo molto più rapidamente sul Chaos Altar. E io direi di fare subito una run di prova, in questo modo vi mostro come funziona questo metodo. Mi sono preso anche un'armatura in Dragonhide proprio per sicurezza e un'altra cosa, Quick Prayers, attivate questo, questo e una Defensive Prayer, quindi tipo io ho solo Steel Skin quindi attiverò questa. Ok, e partiamo subito. Tippiamo al Lava Maze, se vediamo un nemico si fa subito il logout e corriamo intanto qua a ovest finché non raggiungiamo e c'è già un picker. Attenzione, troviamo un altare vuoto. Ok, ci mettiamo qua, cominciamo a pregare e offriamo le ossa. Otteniamo già un livello. C'era una persona, ho fatto il logout, ma non so se era un picker. Non sto trovando un mondo libero, assurdo! E in una run otteniamo due livelli, attenzione. Ok, una volta abbiamo finito qua, con le nostre ossa, ci killiamo qua al vino. E anche se moriamo con degli item, questi tre ce li salva, quindi possiamo morire tranquillamente. Poi si torna qua, si piglia un altro inventario. E si continua. Io direi ci rivediamo tra diverso tempo. Ci vorrà un po' prima che raggiunga livello 70, visto che devo offrire 1300 ossa e inventario ne fa 28, quindi ci vorranno diversi viaggi. Ci rivediamo quando raggiungo livello 70. Ma che server di me? Vaffan. Livello 70. Let's go. E rieccoci nuovamente qua. Dopo circa un'ora di farm in cui mi sono stroncato la mano, cazzo, abbiamo finalmente raggiunto questo traguardo. 70 punti preghiera abbiamo adesso. Dai. E come vedete, ora possiamo usare questa preghiera. Aiti. La quale, non l'ho detto, ma ci aumenta di una buona percentuale, direi. Ovviamente le statistiche melee, ma anche defense. Quindi dai. Buonissimo. Poi abbiamo queste altre due preghiere che si sbloccano a livello 74 e 77, quindi lo faremo un po' in futuro. E tra l'altro bisogna ottenere un oggetto dai raids, dalle Chamber of Zerik se non sbaglio, quindi è una roba un po' avanzata. E sono morto solamente due volte
In totale avrò perso solamente un inventario di ossa, quindi solamente circa 100k di perdita, ma comunque è stato molto più conveniente rispetto a farlo a un normale guild da alta nel quale non c'era la possibilità che un osso non si consumasse. E direi che questo episodio si può concludere qua. Abbiamo fatto comunque dei buonissimi progressi. Io continuerò a farmare e deciderò poi cosa fare in futuro. Quindi spero vi sia piaciuto l'episodio. Noi ci rivediamo al presto. Bella.